prime campagne militari condotte da Napoleone in Europa e in Italia per combattere i nemici della rivoluzione, cioè i sovrani assoluti, si diffondono gli ideali rivoluzionari e soprattutto saltano, per così dire, diversi troni. Assistiamo al crollo effettivo dell'ancien régime. La borghesia, che da tempo rivendicava un suo ruolo politico, è la protagonista assoluta del rinnovamento contro la nobiltà legata ancora al vecchio sistema. In Europa, allontanati i vecchi sovrani, almeno in un primo tempo, si formano regimi repubblicani, controllati da Napoleone. Così avviene in Italia, in cui, sull'onda dell'occupazione militare francese, si formano tra il 1796 e il 1799 una serie di repubbliche. La Repubblica Ligure nel territorio di Genova, la Repubblica Cisalpina nei territori lombardi e nel territorio dell'ex Ducato di Modena e Reggio Emilia, la Repubblica Romana, formatasi nel 1798 dopo l'espulsione del Pontefice, e la Repubblica Napoletana nel 1799. L'età delle Repubbliche Sorelle, cioè le Repubbliche Sorelle della più grande Repubblica Francese, frutto della campagna militare di Bonaparte in Italia, e più in generale l'età del dominio napoleonico in Italia, in cui le repubbliche diventarono veri e propri stati governati da parenti di Bonaparte, segna l'avvio della modernizzazione della nostra penisola. In particolare, quest'epoca vede l'emancipazione degli strati più umili della popolazione. Un esempio per tutti: il Regno di Sardegna, la Lombardia austriaca, la Repubblica di Venezia, il Ducato di Modena e Reggio, lo Stato Pontificio erano luoghi i cui abitanti, prima della trasformazione imposta da Napoleone, si chiamavano rispettivamente sudditi sabaudi, austriaci, veneziani, modenesi, pontifici. Viceversa, se apriamo il Codice Napoleone, cioè il Codice Civile introdotto da Napoleone in Francia ed esteso all'Italia nel 1806, ci accorgiamo che già nel primo paragrafo, dedicato ai diritti civili, materia che non era prevista dalle leggi vigenti nell'antico regime, tanta varietà era scomparsa ed era venuta meno l'idea di sudditanza. Il codice non parlava più di sudditi austriaci, sabaudi, veneti, eccetera, ma di cittadini italiani. Qualunque italiano gode di diritti civili nella sua qualità di cittadino.